Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la quinta domenica del tempo ordinario. Il tema di questa domenica è evidentemente la chiamata del Signore e l'incontro con il Signore, da cui poi si genera l'esigenza di condividere. Quindi dall'essere discepoli sgorga l'essere apostoli, dicevo ieri sera. Isaia ha un'esperienza straordinaria di Dio, mistica, passata la quale si offre lui stesso ad andare ad annunziare il Signore, e il Signore approva. Gli apostoli assistono al miracolo della pesca miracolosa e subito dopo lasciano tutto e seguono il Signore. San Paolo racconta la sua storia, anche a lui apparve Gesù caduto da cavallo dopo l'aborto, e anche dopo un incontro forte con Gesù divenne l'apostolo delle genti. Dicevo ieri sera, concludendo, che San Paolo fa riferimento, anche queste sono tutte altre forme molto forti e in parte straordinarie di incontro con il Signore, ma io, povero mortale che vivo nel XXI secolo, come faccio a incontrare il Signore? C'è, grazie a Dio, una forma molto più ordinaria. San Paolo inizia la lettura dicendo queste parole, no? Vi rendo noto il Vangelo che vi ho annunziato, la predicazione, quello che San Paolo raccontava e che voi avete ricevuto, attenzione, nel quale restate santi e dal quale anche ricevete la salvezza. Quindi un'esperienza reale con l'azione salvifica, di incontro con l'azione salvifica di Gesù. Attenzione, se lo mantenete nella forma in cui ve l'ho annunziato, cominciamo a mettere una matita rossa, altrimenti avreste creduto in vano. E prosegue: vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto e risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Queste parole di San Paolo, questo capoverso qui, si chiama in teologia tecnicamente il kerygma, che è una parola greca. Che cosa significa il kerygma? È l'annuncio concentrato del mistero della salvezza. Noi che cosa crediamo? Detto proprio in due parole: che Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo e che è morto in croce per la nostra salvezza. Da questa fede, che è proprio ciò che fa di noi cristiani, derivano tutte le altre novità di fede. Tanto per farvi capire, no? Se Gesù Cristo è il figlio di Dio, Dio è uno solo o ce ne stanno almeno due? Se Dio c'è un figlio, vuol dire che siamo padre, giusto? Come facciamo a sapere che sono tre? E poi Gesù ha detto: guardate che poi quando me ne sono andato mi mando lo Spirito Santo. Quindi, però capite, la Santissima Trinità, il mistero della Santissima Trinità, che è il principale della nostra fede, dipende dal fatto che Gesù ha detto che è il figlio di Dio e che noi ci crediamo. D'accordo? Tanto per dire una cosa, no? Tutte le altre verità di fede discendono da questa. Ora, attenzione, chi è che ci trasmette autenticamente la fede? Attenzione, quando noi riceviamo il sacramento del battesimo, nel nuovo rito, quando vanno i genitori a chiedere, dice, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Ma per 2000 anni, nel rito antico della celebrazione del battesimo, non era questa la risposta alla domanda. È la stessa cosa, è un dettaglio, no? Che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Non il battesimo. Sapete qual è la risposta? La fede. E cosa ti dà la fede? La vita eterna. Se dice, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Perché? Perché lo stesso sacramento del battesimo, a chi viene dato il battesimo? Qual è l'unica condizione per ricevere il battesimo? C'è un po' di catechismo. Che tu credi che Gesù Cristo è figlio di Dio, che vieni battezzato nel nome della Santissima Trinità. Non ci sono altre condizioni. Chi ti dice, chi è che annuncia ancora oggi al mondo che Gesù è figlio di Dio? La Chiesa. Allora, perché facciamo tutti questi discorsi? Adesso cominciamo a fare un pochino di esempi. Perché oggi siamo in un tempo in cui, io ricordo le parole dell'attuale cardinale Petrocchi, quando noi giovani seminaristi, giovani predici, facevamo le sue esortazioni dicendo: vi prego di fare una cosa, potrete venire con occhi, vi prego di fare una cosa, dovete spendervi per la formazione, dovete spendervi per la formazione. Ci
gli dicevano: dovete fare anche voi il catechismo ai ragazzi. Queste cose che ha detto Petrocchi, vi dico, ho sempre cercato di metterle in pratica, perché lui aveva compreso che oggi c'è questo problema, che i fedeli vivono in un contesto, di questo ne ha parlato anche Monsignor Crociata, chi c'era, spero qualcuno di voi ci venga, lo ascolti in internet, all'inizio dell'anno pastorale in corso. Allora, che succede? Il contesto sociale oggi è cambiato, perché fino alla cinquantina, 60 anni fa, c'era quello che Monsignor Crociata ha chiamato il catecumenato sociale. Un'altra parolaccia, che cos'è questa cosa? Anticamente, prima di diventare cristiani, tu dovevi fare un corso, cioè un corso catechetico lungo anche 2-3 anni, che si chiamava il catecumenato, in cui venivi piano piano istruito su tutte le verità di fede. Adesso farò qualche esempio, non mi sono dimenticato. Istruito sulle verità di fede, potevi ricevere il battesimo. Poi a un certo punto questa cosa è scomparsa. Perché è scomparsa? Non c'era più il catecumenato, noi siamo stati battezzati da bambini, perché non c'era più il catecumenato? Perché il catecumenato te lo faceva tuo padre e tua madre, te lo faceva la società in cui vivevi, capite? La società era cattolica. Io quando ho studiato diritto penale, tanti anni fa, mi ricordo, no? Studiavo il codice penale, a un certo punto trovavo il comma che parlava dell'adulterio. Sapete che l'adulterio una volta era un reato, l'hanno carcerato, e tu come hai scritto sotto? Questo articolo è stato cancellato dalla legge Fortuna del 1970, che ha introdotto il divorzio e che ha riformato il diritto della famiglia, capite? Ma fino al 1970 l'adulterio era un reato penale, capito? Alla vicarcerà, la bestemmia era un reato. Adesso mi sembra che abbiano tolto anche, non so se è rimasta una contravvenzione, capito? Quindi tutta la società era ben formata, capite? Adesso non è più così. E che cosa succede? Facciamo un pochino di esempi, sono esempi generici, quindi senza nessun riferimento. Due ragazzi vanno a convivere, che hanno ammazzato qualcuno, che sarà? D'accordo? Ma quasi quasi sarebbe pure meglio, io sto facendo un avvocato del diavolo, andate in giro vedendo che è meglio convivere. Perché? Sai, ma di qua è una cosa seria. Se fai una prova, che male c'è? Controlli, poi se va bene va bene, se no te lo torni a casa tua. Sto facendo un esempio, no? Secondo voi, nella coscienza anche di qualche battezzato, di qualche fedele, questo discorso dice: no, c'è il sacramento, niente confuso. Qualcuno potrebbe dire: ma tutto sommato, che sarà? Allora, non sto dicendo che questa è una cosa buona, sto dicendo che questo dobbiamo metterlo in conto, perché oggi nessuno pensa che la convivenza sia una cosa negativa, anche perché non sanno perché. Sapete che 2-3 giorni fa è ricorso un drammatico anniversario, un fatto che tutta Italia conosce, penso lo ricorderete, sono 10 anni dalla vicenda di Eluana Englaro, penso che abbiate letto i giornali, cosa che mosse tutta Italia. Però siamo tutti quanti bravi, cioè, ma non tutti la pensano così, capite? Allora tu dici: ma perché tutta quella sofferenza gratuita? Ma che male c'è se a un certo punto una persona che sta tanto soffrendo dici: e facciamola smettere di soffrire, non è un'opera di misericordia? Sto sempre facendo l'avvocato del diavolo, attenzione, non è un'opera di pietà umana? La fai soffrire come un cane? Altre tragedie: una ragazzina di 15 anni che disgraziatamente rimane incinta. Tutti quanti siamo più o meno contrari, ma se proprio dovesse fare quello che non si deve fare, ma poverina, ma 15 anni come si fa? Allora, sono esempi provocatori questi qui, speriamo che siano irrealistici, ma purtroppo io so che non sono tanto irrealistici. Come mai si pensa in questo modo? Perché tante cose oggi noi non le abbiamo più elaborate, quindi la nostra fede ha bisogno più che mai oggi di essere motivata, formata. Perché? Perché non è una cosa buona la convivenza davanti agli occhi di Dio? La domanda è molto semplice. Guarda, io faccio capire così: secondo voi Gesù Cristo era una persona intelligente oppure non era intelligente? Perché bisogna essere molto molto pratici. Era intelligente il nostro Signore, faceva cose. Le persone intelligenti, secondo voi, fanno cose inutili? Sì o no? Non credo. Allora, mi spiegate perché il nostro Signore Gesù Cristo ha istituito un sacramento, che è il matrimonio, quando la gente ha cominciato a sposarsi nei tempi di Gesù Cristo? Secondo noi, ma Giuseppe e Maria, secondo voi, erano sposati?
Dio no. Allora, sono sposati, Dio no, c'è sta qua dietro, porto sull'abside, il dipinto con la Madonna che mette la regina a San Giuseppe. Se sono sposati pure no, e hanno fatto il sacramento del matrimonio. Mamma mia, oggi con Leonardo sta proprio esagerando. No, non ho fatto il sacramento del matrimonio, non ho fatto il matrimonio ebraico, d'accordo? E allora che succede? Nel diritto romano non c'era il sacramento, non c'era l'istituto del matrimonio, purca se non c'era, c'era un grande istituto del matrimonio, c'era un diritto della famiglia con i contro fiocchi. E che bisogno c'era di istituire un sacramento allora, secondo me? Che l'ha fatta a fare? Capite? Io oggi non rispondo a queste alle domande, no? Però capite? Muore una persona, facciamo un ultimo esempio, muore una persona che per carità è una bravissima persona, ma per una vita, mai messo in piedi in chiesa, non lo so, bestemmiatore, non lo so, violento, mettiamo pure così. Vado al funerale, dove sta questo? Dove sarà andato? Adesso noi non dobbiamo giudicare le persone, no? Perché poi le giudica soltanto il nostro Signore. Quindi il giudizio su una persona, però guardando i fatti, posso pensare che una persona che è vissuta così, anche se c'erano tutte le circostanze attenuanti di questo mondo, non possiamo mai giudicare nessuno, non possiamo sapere chi si è salvato né chi è dannato, ma posso uscire e dire, beh, al funerale, adesso abbiamo fatto il funerale, sta in paradiso e che Dio lo benedica. Siamo sicuri che è così? Cioè, quando uno muore, qualunque cosa ha fatto, qualunque cosa è successo, qualunque si è comportato, va tutto in paradiso. Allora, queste sono tutte quante provocazioni, ma queste qui non sono cose tanto che appariranno, capito? Sono discorsi che si sentono dire. Allora, questa non è la fede che noi abbiamo ricevuto. San Paolo ha detto, attenzione, rimanete santi al Vangelo che vi ho annunziato, perché se lo mantenete così come io ve l'ho trasmesso, altrimenti avreste creduto in vano. Capito? Il problema grosso oggi è che la fede, quello che è rimasto della fede in molti fedeli, è una credenza più o meno vaga, incerta. Io ho raccontato ogni tanto qualche barzelletta, negli anni ha detto un'altra parrocchia, non qui, qui i ragazzini sono più bravi. Andavo a fare catechismo e dicevo, allora, quante sono le persone della Santissima Trinità? 4, Padre, Figlio, Spirito e Santo. Capito? Cioè, questa è una battuta, però non... Allora, qui oggi c'è un problema. Allora, la Chiesa deve adempiere al suo compito di annunciare correttamente il Vangelo, però è chiaro che anche noi dobbiamo adempiere all'invito di accogliere la predicazione, di curare la nostra popolazione, di partecipare ai momenti e alle occasioni in cui possiamo crescere nella fede e nella comprensione di ciò in cui crediamo. Perché altrimenti una fede sballata, io la chiamo la fede fai da te, perché oggi siamo tutti quanti a fare così, no? Oggi personalizziamo, andiamo al supermercato e compriamo le cose che ci piacciono di più, andiamo su internet e facciamo il nostro profilo Facebook personalizzato, Instagram personalizzato, Twitter, facciamo tutto quello che ci pare, d'accordo? Ma la fede non la possiamo personalizzare, la fede la dobbiamo ricevere dalla Chiesa così come ci è stata consegnata. E quando c'è qualcosa che dici, ma io questo faccio difficoltà, non lo capisco, non devi dire non ci credo, faccio così, aspetta, approfondisci. Avete sentito Papa Francesco dice ai giovani, vai dal parroco, lo capisci la castità e la purezza di matrimoniale, vai dal parroco, dimmi, senti un po', parroco, io non ci credo tutte queste cose qua, mi spieghi perché devo rimanere vergine fino al matrimonio, per favore? E il parroco te lo deve spiegare, il parroco sta qui principalmente per questi motivi, capite? Quindi si può tranquillamente andare a disturbare, tra virgolette, che non è disturbare per questi motivi, senso, capite? Però il compito della formazione della fede spetta a noi. La Chiesa deve, voi avete il diritto di essere sempre formati dalla Chiesa e dai suoi ministri, ma avete anche il dovere di curare la vostra formazione, altrimenti avreste creduto in vano, come dice San Paolo. Beh, chiediamo a Maria Santissima che tanto ha a cuore questi temi, che vuole che noi viviamo ben formati per poter vivere ben felici, ci aiuti a comprendere l'importanza di queste cose e a prendere atto di una situazione, di una società che si è allontanata dal Signore, per cui per essere custoditi nella fede dobbiamo rafforzare le difese e curare più e meglio la nostra formazione. Siamo lodati Gesù e Maria.